Tra le opere di maggiore interesse storico e culturale vi è l'Arco Lucchetti, nel centro storico del paese. Un messaggio antico scolpito sulla pietra è scritto in due differenti lingue, quella latina e quella orientale, per essere tramandato alle generazioni future. Sul lato sinistro dell'arco si osserva un cane con in bocca una fede per rappresentare metaforicamente la fedeltà nel matrimonio. Una grande stella che sormonta e dirige questo momento rappresenta il buon auspicio del matrimonio e quindi i precetti morali da seguire per raggiungere una vita serena e felice. La luce emanata dalla stella viene però offuscata dalla presenza costante del male che si insinua furtivo nelle sembianze di un drago a guinzaglio di una principessa e tenuto a bada da San Giorgio in groppa al suo cavallo. Lo stesso messaggio viene rappresentato sul lato destro dell'arco, ma questa volta con riferimenti e simboli ripresi dalla cultura orientale. Qui l'uomo e la donna sono visti attraverso la figura di due oche intente a bere nella stessa coppa. In corrispondenza del cane, sul lato destro è raffigurata una gallina che ha la medesima interpretazione metaforica. La rappresentazione del grande albero della vita è rappresentata da un albero di fico. Una processione di angeli nell'arcata inferiore rappresenta un corteo funebre e il mondo dell'aldilà è rappresentato dalla figura dell'arcangelo San Michele e dal simbolo del granchio.